Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi sono qui per farvi vedere una caratteristica climatica della pianura padana, quindi della Lombardia, che è caratteristica, la nebbia della pianura padana. Non so se nelle zone dove abitate voi esista, perché diciamo la pianura padana, viste le sue condizioni, il fatto di essere una pianura ed essere circondata dalle alte montagne, crea molto di frequente questa nebbia, che è particolarmente famosa anche in Milano. Infatti, se voi vi trovaste per pura fortuna, puro caso, nella piazza del Duomo di Milano in una giornata di nebbia, avreste una condizione visiva davvero particolare, ovvero sia guardare il Duomo di Milano con la nebbia. È particolarmente bella e interessante, perché il Duomo di Milano, pur con la sua imponenza e tutta la sua bellezza, verrebbe parziale, a secondo delle condizioni della nebbia, verrebbe celato in parte, perché come ben sapete, avrete avuto occasione di vedere foto o cose del genere, per il fatto di essere rivestito o anche fatto, potremmo dire, dato che le statue e le decorazioni sono tutte fatte col marmo bianco, tende a scomparire in mezzo alla nebbia quando è fitta. La nebbia è una condizione climatica particolare, infatti la definizione tecnica scientifica ve la dissi già in un altro video, ma ve la faccio presente tuttora perché è comunque l'argomento odierno di questo video. La nebbia è una idrometeora che si forma a contatto del suolo per la condensazione del vapore acqueo in goccioline di 5-10 micron di diametro, le quali alterano le condizioni ottiche dell'aria, riducendo la visibilità. Si definisce nebbia quando non si riesce a vedere oltre un chilometro, e invece foschia quando ci permette, è comunque diciamo una leggera nebbia, ma ci permette di vedere fino a 5 chilometri. Io oggi sono qua nelle campagne circostanti dove abito, e adesso in questa direzione, che voi non vedete assolutamente niente, ci sono gli edifici del paesino dove abito io. Come potete ben vedere, sono distante neanche 500 metri, ma non si vede assolutamente niente. E così è tutto attorno. E sono venuto, cogliendo l'occasione per questo video, qui nelle campagne limitrofe, in questo posto, per farvi vedere questo piccolissimo edificio, questa piccolissima cappelletta, che a parer mio merita tantissimo. Perché merita tantissimo? Perché venne costruita secoli addietro, più di 100 anni fa, dai contadini, dagli abitanti del luogo, per avere un piccolo posto dove pregare quando si avviavano dalla città, dalle cascine, ai campi per passare la loro giornata. È particolarmente semplice, ma nello stesso tempo bello. Opla, stavo cadendo, ogni volta cado. Ed è curata anche pure al giorno d'oggi dalle persone che, come ben potete vedere, mettono i lumini, passano qua, pregano, e soprattutto c'è vicino una panchina dove molto di frequente si possono trovare persone che disquisiscono tra loro liberamente e tranquillamente nella campagna, senza essere, adesso riduco un po' per far vedere, disturbati in alcun modo. Semplicissima, carina, e la cosa particolare, diversamente da altri luoghi come potrebbero essere le grandi città eccetera, che è tipico qua per un gruppetto di ragazzi che abitano qui, sicuramente potremmo dire abituati alla vita tranquilla del paesino, vengono qua e tranquillamente si mettono a disquisire tra loro, discettare tra loro di varie cose in tranquillità. Come si può ben evincere dall'immagine, ovviamente la cappelletta, questa piccola cappelletta, nel corso degli anni è stata rimodernata. Forse non sarà certo il massimo, ma come potete ben vedere, hanno optato per sostituire la copertura in coppi con una, come si suol dire, copertura prefabbricata.
queste sono le modernità, anche forse per ridurre i costi. Sinceramente, a parer mio, non è il massimo. Sarebbe stato più caratteristico avere dei coppi in argilla normale, però adeguiamoci. E come potete vedere, in questa direzione c'è il sole, anche se non si vede, lo si, diciamo, potremmo dire, lo si identifica per il fatto che ci sia una zona più chiara rispetto a tutto il resto del cielo, però non si vede, pur con la sua imponenza, la sua luce davvero forte che illumina le nostre giornate tutti i giorni dell'anno, non si vede. E questa è una piccola strada che viene ancora oggi utilizzata nei campi. Come potete notare, non c'è niente, no? Non c'è niente, c'è, ma non si vede, è tutto celato. Fa freddo questa mattina, come vedete i campi sono tutti gelati. È un effetto particolare. Adesso in lontananza magari riuscirete anche a sentire le macchine, ma non si vedono, eppure siamo a poca distanza. O come qua c'è una proprietà privata con un cascinotto che poi è anche di colore bianco, ma non si identifica molto, rimane un po', diciamo, offuscato dalle condizioni climatiche odierne. Direi davvero bello e particolare. Adesso ho preferito astenermi da fare il video proprio nel paese dove vivo, perché verrebbe disturbato dai rumori del traffico. Infatti questa mattina ci sono le macchine che fanno avanti e indietro, ognuno per i suoi motivi e cose del genere, come potete immaginare. Comunque sia, questa è la famosa nebbia della pianura padana e presenta, o potremmo dire regala, delle condizioni differenti quando si presenta di notte, perché di notte, oltre al fatto di occultare tutto, c'è anche il buio che rende tutto più cupo, più tetro, e regalano tutte queste condizioni climatiche dell'ambiente, regalano delle particolari condizioni che vi permettono, come lo dissi in un video precedente, delle sensazioni, delle emozioni particolari. Personalmente a me piace stare a contatto della natura, staccarmi dalla modernità, anche se apprezzo tantissimo la tecnologia, che è utilissima per tantissime cose, ma sicuramente per noi esseri umani la cosa migliore è sempre quella di poter stare a contatto della natura, la vera natura, e goderci tutto quello che ci offre, il bel tempo, il brutto tempo, i panorami e tutto il resto. Ecco, come vedete, mi sono allontanato di pochi passi dalla cappelletta e già è sparita. Il cielo è completamente coperto dalla nebbia tutto attorno. Faccio un giro, come vedete, parto da questo boschettino, faccio un giro di 360 gradi su me stesso per farvi vedere tutto il panorama circostante, e non si vede assolutamente niente. In questa direzione c'è il paesino dove io vivo e non c'è assolutamente niente. Adesso, ecco, ho visto un altro boschetto, mi sposterò lì per farvelo vedere, perché anche tra la nebbia, ecco qua, siamo ritornati alla posizione zero di partenza. Anche il fatto di vedere gli alberi nella nebbia, pur se vista la stagione invernale sono spogli dalle loro foglie, regala, potrei dire, un ambiente tipico, diciamo, da film dell'orrore, cose del genere. A me piace, perché sembrano tante dita di una mano allungate verso il cielo, come se volessero raccogliere o prendere qualcosa. Bella, eh? No, magari qualcuno di voi dirà: ma che cavolo di video, chiudo subito, lo interrompo. Per me è bella. Provate a guardare queste immagini e riflettere in base a tutto quello che vi ho detto. L'ambiente, siete qua nella campagna, tranquilli,
Sì, ci sono tutti i rumori della natura, della nostra civiltà, però vi permette di ammirare dei panorami particolari. Ho anche questi, adesso mi inoltro dentro il terreno. Guardate che bello vedere le piante così che hanno tutti i rametti congelati dal freddo. Sono tutte belle immagini, secondo me. Opa! Si scivola, non c'è niente a fare. Beh, bello, dai, secondo me è bellissimo. Guardate questa immagine anche. Va bene, con questa immagine vi saluto un'altra volta. Vi ringrazio di aver visionato questo video. Spero che vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante, anche se non vi ho mostrato nessun edificio storico qui in Italia o borgo particolare, eccetera. È comunque bello, è parte della Lombardia e soprattutto, come ho dissi prima, la nebbia è una particolarità caratteristica della pianura padana. Oggi per regola non è neanche fitta, ma ci sono dei giorni davvero che è talmente fitta che bisognerebbe avere un coltello per tagliarla. E soprattutto adesso, proprio in questo momento, mi ricorda tantissimo un bellissimo film di Totò, dove, se ben ricordo, intitolato Mala Femmina, dove Peppino De Filippo e Totò arrivarono a Milano per recuperare il loro nipote e, arrivati in Piazza del Duomo di Milano, chiesero a un vigile lì presente dove era il luogo dove loro dovevano andare. Davvero due attori incredibili, fantastici. A me sono sempre piaciuti i loro film, mi hanno sempre divertito tantissimo. Va bene, con questa bellissima immagine vi ringrazio di aver visionato il video. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, se non vi è piaciuto ritornate sul mio canale a vedere altri video, così vi convincerete. Guardate, guardate, se riesco a farvelo vedere. È un uccellino, avete visto? Un piccolo uccellino è sceso e si è appoggiato sul ramo. Vi convincerete della bontà del mio canale e condividete il più possibile, tanto è gratis, non vi costa niente e aiuterete me e il mio canale a crescere sempre più. Ma soprattutto, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Questo a voi non cambierà niente, ma permetterete al mio canale di raggiungere dei numeri astronomici e renderlo più importante, più diffuso su tutta la rete internet. Va bene, ciao a tutti, un buongiorno e una buona giornata. Un saluto dalla Lombardia, dall'Italia, dalla nebbia e al prossimo video.